Buon salve! Oggi facciamo un video un pochettino diverso, ossia prendiamo un preset di quelli dell'AMS, proprio quelli default, e cerchiamo di migliorarlo, perché molta della musica che facciamo con l'AMS spesso parte dai preset, ma questo per tutti i programmi in realtà. Solo che i preset dell'AMS ogni tanto sono molto semplici e poveri, perché il programma vuole lasciarli, diciamo, di varie possibilità, non vuole fare dei suoni che caratterizzino troppo le musiche. E quindi lascia molto semplici. Ora ne ho preso uno che suona di default proprio male. Se prendiamo questo, è del triple oscillatore, quindi aprendo dai miei preset, treble oscillator, scendiamo a freaky bass. Questa cosa uno lo sente. Ok, non è un basso, non sembra niente. Ed effettivamente, anche se la inserisco qua in un pezzo e ci ho scritto giusto una piccola melodia, il risultato sonoro è più o meno questo. Quindi non c'entra niente. Per prima cosa, generalmente, siccome io questa l'ho scritta praticamente sulle note che posso provare alla tastiera, quindi può servire abbassare già un'ottava. Ora comincio ad avere un attimo più le particolarità del, diciamo, le caratteristiche di un basso, ma ciò che rende questo suono un po' così brutto, questa curvatura, è soprattutto la risonanza. Quindi andiamo nella scheda in Viruppio DFO e vedete, c'è la risonanza messa piuttosto bassa, ma non è veramente bassa perché abbiamo utilizzato un filtro a MOG. Il filtro a MOG ha, diciamo, delle limitazioni sulla risonanza, e salire sopra 0,81 da questo suono in questo modo, se si sale ancora di più, poi il risultato è proprio pessimo. Generalmente con il filtro MOG è meglio scendere al massimo 0,5. Una cosa che potrebbe suonare molto bene su un suono del genere è raddoppiare le note acute. Quindi le note acute, anziché farle singole, farle doppie e più brevi. Quindi le selezioniamo, selezioniamo anche l'ultima nota qui in basso. Ho selezionato queste, tengo premuto Shift e seleziono l'ultima. Ecco, e facciamo questa operazione qua. Accorciamo una, verranno accorciate tutte. Fate in modo che questo sia a un sedicesimo, visto che noi lavoriamo sui sedicesimi, è meglio tenerlo a un sedicesimo. E dopodiché facciamo un lussuosissimo copia, le spostiamo di un sedicesimo e facciamo in modo che il puntatore sia all'inizio e premiamo incolla. Per deselezionarle, premiamo una selezione e premiamo. E così abbiamo deselezionato. Se vogliamo avere un effetto ancora più interessante, sarebbe carino che una delle due note sia un pochettino più, diciamo, corta. Cioè non più corta, più bassa di volume. E allora riprendiamo la selezione di prima andando di CTRL Z. Ecco, siamo andati di CTRL Z. E selezioniamo tutte le note di nuovo. E abbassiamo un pochettino il loro volume. Così va bene. A questo punto rincolliamo le note con incolla. E queste invece sono selezionate, quindi se vogliamo possiamo cambiare il loro volume, ma io lo terrei dov'era, quindi teniamolo a 100. A questo punto avremo una cosa del genere. Non so, mi piace di più. Bene, fatto questo, cominciamo a vedere cosa possiamo utilizzare di questa scheda in Viruppio DFO, perché abbiamo un filtro, abbiamo cambiato la risonanza per farlo sembrare un pochettino più interessante. Possiamo addirittura abbassarla ancora e ottenere questo. Quindi, come vedete, il suono cambia abbastanza bene. E sulla scheda del volume, io toglierei anche un po' di rilascio perché secondo me disturba. Ok, in questo modo abbiamo un suono abbastanza buono. Andiamo sulla scheda del cutoff, che è quella più utilizzata. Di questa scheda, in questo momento, ci interessano tre manopole: la manopola del sostegno, la manopola della quantità e la manopola della frequenza.
Ora, quella della quantità ci permette di cambiare la frequenza da cui inizia il suono, mentre quella della frequenza è quella in cui finisce. Questa è la frequenza di taglio finale. Quindi se abbassiamo la frequenza di taglio finale a una frequenza non udibile, per esempio 5 Hz, non avremo tutto questo rilascio, sentiremo una cosa del genere. Che però si porta anche un pochettino di click. Io lo terrei comunque verso i 70 Hz. Con la quantità abbiamo detto che cambiamo la frequenza iniziale. Non andrei sotto il meno, diciamo, sotto lo zero, perché sennò l'effetto ha meno senso. Neanche si sente. Viceversa, possiamo alzarlo per avere un sviluppo da una frequenza più alta. Oltre al sostegno c'è anche il decadimento, che è interessante, perché aumentando il decadimento avremo un suono un pochettino più lungo. Non lo aumentate di tanto. Il sostegno, insieme alla frequenza, definiscono la frequenza finale. Aumentare il sostegno rispetto a aumentare la frequenza è un po' meglio se volete veramente controllare la frequenza finale, perché aumentando la frequenza la quantità viene, come dire, diciamo, l'aumento della frequenza ha effetto anche sulla quantità, che questa quantità si basa su questa frequenza. Viceversa, il sostegno si basa sulla quantità massima. Quindi se lasciate fermo quantità e frequenza, sostegno deciderà soltanto la frequenza finale. Quindi aumentando la frequenza finale avremo questo effetto. Dove è utile? Quando teniamo premuto una nota. In questo modo possiamo creare delle automazioni che rendono il suono più interessante. Lasciando stare il sostegno, visto che... No, a uno, lasciamolo tipo così. Ecco, quello è quello che dicevo quando dicevo di non passare sopra la risonanza di 1, perché sopra 1 di risonanza con il filtro MOG otteniamo questi suoni strani. Tutte queste cose si possono automatizzare, insomma, fate un pochettino voi. C'è anche questo qua che potreste utilizzare. In questo momento penso che sia settato a, non lo so, forse 8 battiti. Potete selezionarlo qua a 8 battiti in modo da avere questo effetto qua. Da 8 battiti in poi potete utilizzare qua il personalizzato per sentire, per esempio vogliamo che duri, non so, 4 battute, queste 4 battute qua, mettiamo uno sotto e sono 4 da 1, quindi 4-1 significa 4 battute. Ho sbagliato, no, Credo ci sia un problema con questa cosa, vediamo 32 cosa fa. Ok, 32 battute in questo caso. Interessante. Per esempio potremmo fare, non so, 16 trentaduesimi, che significa anche 2/4. È una frazione, quindi può andare benissimo. Otteniamo una cosa un po' troppo veloce. Grazie.
insomma, è così vi potete divertire un pochettino. Sì, la quantità direi di abbassarla, però non mi piace troppo alta. Ah sì, una cosa importante, può capitare con alcune impostazioni che si creino delle frequenze basse che non sono molto utili. In questo caso basta un lussuosissimo dual filter mix a meno 1, quindi in modo da utilizzare soltanto la parte di sopra, un passo alto sopra i 50 Hz. E insomma, è così, a meno di qualche click forse, abbiamo ottenuto un suono più o meno interessante. Diciamo, io poi ci ho giocato un pochettino di più con questo suono e ho ottenuto una cosa del genere. Vediamo dove ce l'ho. Qui diciamo che ci ho utilizzato un piccolo amplifier giusto perché ho messo con controllo al bilanciamento in modo che andasse un pochettino a destra e a sinistra, solo che non era molto bello. Un wave shaper per controllare un po' il volume finale, aggiungere distorsione e un multichorus come faccio di solito. E veniva interessante. Questo è tutto, è giusto un piccolo tutorial su un basso, su come possiamo utilizzare i preset iniziali per ottenere dei suoni un pochettino più interessanti dei preset iniziali. Perché molti non si capisce proprio cosa bisogna farci con alcuni di questi preset. Ecco, si può fare questo, basta modificarli, automatizzarli. Qua ci ho messo un automation track giusto per ricordarvi che potete utilizzare un'automazione su uno di quei controlli. Per esempio sul sostegno se avete le note un pochettino più lunghe o sul decadimento se vi piaceva quell'effetto. E questo è tutto. Addio!